intervista al Rapper TV. Oggi siamo qui con una super ospite, un volto conosciuto anche della televisione, Eliana, dici? Eliana Cartella. Grazie ancora di aver accettato l'intervista. Grazie a te, ciao a tutti. Eccomi qua. Partiamo subito con la prima domanda, così sciogliamo. Chi è Eliana Cartella? Eccomi. Scherzo. Eliana Cartella è una ragazza che è nata nel mondo del gossip, poi ha continuato con concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia e Miss Padania. E da lì poi è iniziato tutto, mi hanno chiamato per andare all'isola e piano piano adesso ho studiato recitazione e dizione. Perché alla fine del mondo dello spettacolo, se non sai fare niente, devi darti da fare. Ah, ok, quindi... Perché le belle e le statuine non vogliono. Sì, bisogna anche... Quindi mi sono data un po' da fare e so anche cantare, se ti interessa. Dopo so poi fare voglio farti una domanda sul canto. Va bene, va bene. E ho iniziato sulla recitazione e continuerò e spero in futuro di fare un film, ovviamente, come attrice. Ok. Prima hai parlato dell'Isola dei Famosi, noi volevamo chiederti comunque com'è partecipare comunque all'isola, com'è stato partecipare all'esperienza di Allora, io finché non ci ho messo piede sull'isola, che è in Honduras, non ci volevo credere, per me era tutta un'altra realtà, pensavo mi stessero tirando in giro, fai te. Quindi sono arrivata e abbiamo iniziato la prima cosa a non mangiare, digiuno totale. Quindi è abbastanza... E se ci andava bene, un pugno di riso a testa per 7 persone. Okay. Quindi si mangiava solo o pranzo o la cena, solo che mettere tutti d'accordo se mangiare o pranzo o cena, lì si litigava. Okay. Quindi abbiamo deciso, trovato un accordo, di mangiare solo la sera, però se pioveva era digiuno, perché il fuoco non si poteva accendere. Io sono dimagrita 5 kg in un mese e poi purtroppo mi sono ritirata. Okay. Perché non ce la facevo più. Penso che io non sarei neanche resistito. A parte che mi sentivo soffocare, nel senso che 250 metri quadri di un'isola in cui eravamo in 7, ce l'ho girata e ho contato anche i chicchi della sabbia, con la sabbia perché non ce la facevo più. E poi non mangiando ti viene fuori il nervoso, io ero sempre quella che piangeva. Okay. Cioè tu inquadravi Eliana dov'era là, da un angolo a piangere. Alla fine mi sono ritirata, proprio me ne sono pentita. Ok. Perché più stavo dentro più la visibilità. Okay. Però quando non mangi ti viene un nervoso. No, ma immagino. E scoppi, vorresti prendere a schiaffi tutti dal nervoso. Comunque grazie di averci confermato. Per comunque la conferma che comunque è bella cazzuta l'Isola dei Famosi. Minchia, si può dire? Sul web, quindi c'è pensa che in giro chiedono, ma è vero che no, dai, che quando ci sono le telecamere ti passano un panino. Magari. No, assolutamente. Okay. Anzi, se mi passavano un panino stavo lì 3 mesi in più. Invece no, niente da fare. Zero proprio. Okay. No, è proprio così come sembra. Poi io sono tornata a casa, me lo sono rivisto in TV. Oh, sembrava rose e fiori. Un bel posto. Sì, perché... Non mi ricordavo più che io facevo fatica a starci. Sì. Lo apprezzi dopo quando sei fuori. Sì. E gli spettatori da casa pensano che sia un paradiso. Ti riposi, non fai niente. Invece no, noia dalle 5 di mattina alle 5 di sera, perché il sole saliva alle 5 di mattina, ti picchiavi in faccia, non potevi andare avanti a dormire. Alle 5 di sera andava giù. Quindi dormivi dalle 5 di sera alle 5 di mattina, che sono più di 10 ore. Io mi alzavo a mezzanotte, che mi guardavo il cielo e contavo le pecore perché non riuscivo più a dormire. Comunque è stata abbastanza un'esperienza abbastanza lunga. Sì, però la rifarei. Ok. Con un'altra testa, perché adesso so come bisogna comportarsi. Okay. Bravissimo. Okay. I tuoi progetti futuri per il futuro, come artisticamente? Allora, io per ora sto lavorando... Sto facendo ospitate in TV e spero, come ho detto prima, in futuro di fare un film, che almeno voglio che quello che ho studiato frutti, no? Ok. E quindi di girare un film vediamo. Okay. Invece sembra il nostro un canale un po' così di musica, musicalmente come te la cavi? Allora, sotto la doccia sono bravissima. Ok, come... No, lei, diciamo che a me non piace vantarmi di me, di solito sono gli altri a dirmelo, perché è una cosa che odio. Però dicono che sono intonata. Okay. Quindi lì, se vuoi fare un duetto, poi mi dai la canzone. Okay. Cioè, magari prendiamo qualcuno che suona, noi cantiamo. No, sotto la doccia, però. No, va bene. Ci sta. Ah, poi comunque allora contattatela perché comunque, nel senso, per la musica. E poi lo mettiamo su web rap. Okay.
Allora, io devo ringraziare tutti i miei fan che mi seguono. Ho aperto da poco una pagina, che è la pagina fan, perché sì. ho 4 profili Facebook, okay. tutti esauriti. Okay. E quindi ho detto, perché non fare una pagina fan? No? Allora, adesso passo quasi sempre, quando riesco, le notti a rispondere a ognuno di loro. Perché la semplicità è sì, tutto. E grazie ai fan che sei qualcuno. È la cosa migliore, l'umiltà comunque di dire bravissimo, quindi rispondo a tutti perché mi fa piacere, poi ho tanti amici e tante amiche che mi seguono e rispondo di notte perché se rispondo di pomeriggio rispondono subito e sì, non riesco a stare dietro, di notte dormono tutti, allora riesco a rispondere, poi mi rispondono il pomeriggio, allora rispondo la sera, tutto un continuo, però devo ringraziare veramente perché la pagina è attiva, c'è gente anche che mi difende. E quindi sono contenta e mando un bacione a tutti i miei fan. Ma poi penso comunque quello sia anche merito tu, comunque rispondi a ognuno comunque, perché poi comunque. Ma se poi parliamo anche di tutto, di cosa hai fatto oggi, cosa fai stasera. Alcuni mi chiedono se lascio solo il mio numero, però mi limito per il momento a rispondere solo ai messaggi. È una grande caratteristica secondo me. Sì, no, mi sento appagata perché avere dei fan che ci credono in te e che ti difendono. Veramente mi sento. No, quello sì, anche la soddisfazione. Bravissimo. Per te quali sono i consigli? Cioè, che consigli potresti dare comunque a una ragazza che vorrebbe provare a entrare nel mondo dello spettacolo? Innanzitutto essere se stessi, poi credere in quello che si fa, in quello che si è, perché ognuno di noi ha delle capacità. C'è chi ne ha tante, chi ne ha poche, però ognuno di noi ce le ha. E soprattutto essere umili, perché un giorno sei sopra. Sul giorno dopo sei sotto, quindi essere sempre umili e non, come si dice dalle mie parti, non tirarsela. Sì, 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 quello assolutamente. Quindi, come per esempio io do confidenza, rispondo a tutti i miei fan, quindi non me la tiro, sì, sì, no. Perché quello, grazie a loro. Quello e è... quindi più sei umile, più hai tante persone che ti seguono, perché sì, io sì, mi sì. sento una persona come tutte secondo le altre. Secondo me è un consiglio d'oro quello dell'umiltà, sì. che veramente mi hanno dato anche tanto in altri interviste. Ma perché alla fine le persone, i personaggi, non è che hanno un qualcosa in più delle altre, è solo un pizzico di fortuna, ma sono persone come me, come te, come tutte sì, le sì. altre persone normali. Io infatti non mi sento personaggio, mi sento una persona normale. No, quella è una grande caratteristica secondo me. Ti ringrazio. Noi ti ringraziamo. Poi grazie a te. Comunque ti sentiremo presto anche con la musica. Bravissimo, va bene. E ti ringraziamo ancora per l'intervista. Ti ringrazio, grazie a te. Ciao, un abbraccio a tutti.